È successo di nuovo. Un altro 3-2 contro il Sassuolo, incredibile. Una partita incredibile, ragazzi. Sono provatissimo perché è una partita che era troppo importante per noi. È una partita che dovevamo vincere a tutti i costi e che non stavamo facendo nulla per vincere, almeno nel primo tempo. Il primo tempo l'ho visto meglio del secondo e sono rimasto sconcertato dallo schifo che ho visto in campo, perché cioè, non ti puoi presentare una partita così importante, la partita della vita, come se era comunque, come era stata ampiamente diciamo venduta in questa settimana, in questi giorni più che in questa settimana, e ti presenti poi in un modo così imbarazzante, cioè non riuscendo a fare tre passaggi di fila, sbagliando di tutto. Cioè, c'era la sensazione che se avessimo anche giocato 30 anni non avremmo mai segnato, perché ci siamo trovati sotto alla prima occasione del Sassuolo. Cioè, hanno fatto il primo tiro, ovviamente Sirigu colpevolissimo secondo me, perché era un tiro, si era avvicinato, ma centrale. Cioè, non è possibile che ogni volta che si centri lo specchio della porta si vada in gol. Abbiamo poi ricominciato a giocare, comunque c'era la voglia, però il Sassuolo aveva anche un portiere e quindi era anche difficile riuscire a segnare, perché oggi Consigli sembrava in serata, cioè in giornata di grazia, incredibile, ha parato di tutto. Nel primo tempo, cioè sono stati in 2 minuti 3 occasioni e le ha sventate tutte con parate comunque anche belle, quindi sembrava veramente una di quelle giornate stregatissime. Poi, devo dire la verità, il secondo gol ha dell'incredibile, secondo me. Cioè, Berardi lasciato colpevolmente solo di nuovo, così come il primo gol, perché comunque nel primo gol Berardi che ha tirato era completamente da solo, ma ce n'erano altri due liberi, quindi sì, Sirigu colpevole, ma la difesa lo è stata altrettanto. Nel secondo gol forse ancora più responsabilità di Sirigu, perché gli passano in mezzo alle gambe, cioè gli passa in mezzo alle gambe la palla, una roba che insegnano dai pulcini a chiudere le gambe, quindi diventa veramente difficile commentare una roba così. Poi diciamo che fino al 76esimo eravamo con un piede e mezzo in Serie B, inutile girarci intorno, è così. Poi cosa è successo? È successo che Zaza l'ha riaperta con comunque un bel diagonale. Un tiro, vabbè, non, secondo me non era imparabilissimo, però comunque era abbastanza angolato, quindi Consigli non ci è arrivato. Siamo andati sul 2-2 all'88esimo, quando Mandragora praticamente era colto con un tap-in, un tiro che era stato precedentemente, appunto, anche in questo caso parato da Consigli, cioè solo respinto da Consigli. E poi c'è stato il gol di Zaza di nuovo al 92esimo, che ha fatto scatenare praticamente tutta la panchina. Sono andati tutti ad abbracciarlo, un gol di testa su cross di Ansaldi. Un bel gol comunque, finalmente un colpo di culo, uno, il primo della stagione, un gol nel finale che non si vedeva. Io non ricordo un gol negli ultimi minuti del Toro, un gol vincente negli ultimi minuti del Toro. Quindi bene così per oggi. Ci riportiamo sopra di un punto rispetto al Cagliari, a 23, non è finita niente, però spero che questa vittoria ottenuta in questo modo possa essere un'iniezione di fiducia per il futuro, per la partita contro la Samp, perché comunque andiamo a Genova contro la Samp, che è in una situazione relativamente tranquilla come lo era il Sassuolo, che oggi in effetti nel secondo tempo poi è calato. E in più c'è Spezia-Cagliari, quindi si potrebbe provare a rosicchiare qualche altro punticino a tutte e due. Speriamo davvero. Vedremo cosa accadrà. Comunque ci voleva veramente tanto. Prima vittoria casalinga, finalmente. Ci abbiamo messo praticamente tutto un girone. Però l'importante era trovare questi 3 punti di Riffo, di Raffa, e li abbiamo trovati. Quindi bene così. E niente, ragazzi. Ci sentiamo al prossimo video, appunto, per Samp Toro. Tra l'altro vi ricordo che la prossima puntata dello YouTube Toro Show avrà luogo giovedì 1 aprile alle ore 21. Grazie a tutti e ciao.